Sabato 2 gennaio partono i saldi a Napoli, ci troviamo nella Galleria Umberto, una delle zone più frequentate dagli acquirenti, per vedere se la gente si fida dei saldi e se sta comprando. Sei qui per i saldi? Sì. Come trovate i prezzi? Beh, sconti del 30%, diciamo che per essere il primo giorno sono ancora un po' alti, quindi aspettiamo ancora qualche giorno finché scendano ancora i prezzi. Quindi comprerai nelle prossime settimane? Nelle settimane, sì. Stiamo facendo un giro per le vetrine di Napoli per trovare qualcosa di interessante. Come avete trovato i prezzi finora? Guardi, proprio in questo momento siamo venuti, quindi non posso darti un riscontro immediato. Cosa comprerai in questi saldi invernali? Maggiormente i vestiti. Come trovate i prezzi? Bene, buoni, buoni, molto buoni. I saldi quest'anno è una manna dal cielo. Meno male che sono arrivate, è dal 2 di questo mese che, stamattina abbiamo iniziato. Speriamo in bene, perché le persone, molte, hanno aspettato proprio il saldo. Quindi vi aspettate un'affluenza maggiore? Ci aspettiamo proprio cose grandi, speriamo. Come avete trovato i prezzi? Ma ancora poco, ancora poco. Ancora 20% è vergognoso. Negozianti in abbigliamento di solito non fa lamentare mai, ma qualche volta capita che uno fa il cambio. Io penso che in saldi si può acquistare bene, si può acquistare bene. Io non credo ai saldi, devo dire la verità. Quindi non ha controllato i prezzi? No, assolutamente. Non sono stato mai d'accordo su questi saldi, perché molte persone serie sicuramente faranno i saldi corretti, ma ci sono delle persone che alterano il cartellino per poi far finta di avere. Almeno questa è la mia impressione, poi no, non voglio giudicare, ma è così, molte persone fanno così, secondo il mio modesto parere. Spendi, spendi, non domandare da dove provengono, dindi, tanti dindi che nelle tasche fanno dindi. Devo ancora, non sto muovendo da qua.